Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dei dati che riguardano questa giornata, l'ennesima di emergenza coronavirus. Sono 83 i nuovi casi di positività registrati oggi nella nostra regione, così si supera quota 2000 contagi, attestandosi in particolare a 2014. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. 83 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo, che così dall'inizio dell'emergenza supera quota 2000 e si attesta a 2014 casi positivi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. I numeri odierni si basano su un totale di 833 tamponi analizzati, 10% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 72 su un totale di 981 tamponi analizzati, 7,3%. 305 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 53 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.277 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 4 nuovi decessi, che fanno salire il numero a 198. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 18.088 test, di cui 11.910 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 213 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 392 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 838 alla ASL di Pescara e 571 alla ASL di Teramo. Degli 83 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 13 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 24 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 31 alla ASL di Pescara e 15 alla ASL di Teramo. 5 milioni di euro alle famiglie e 6 milioni a professionisti e piccole e medie imprese sono questi i provvedimenti deliberati dalla Giunta regionale per dare esecuzione alla legge quadro denominata Cura Abruzzo. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. Un bonus famiglia in difficoltà del valore di 5 milioni di euro da destinare anche a chi, prima del Covid, non era indigente. Questo è uno dei provvedimenti annunciati dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, destinati a arginare gli effetti catastrofici sull'economia della crisi Covid. Il bando sarà emanato dalla prossima settimana e si parteciperà riempiendo un semplice modello telematico corredato di un'autocertificazione di liquidità. Il bonus infatti spetterà a coloro i quali non supereranno il tetto dei 2.000 euro posseduti sommando tutti i conti correnti familiari, incrementabile di 1.000 euro a figlio. Diamo il via ai contributi per le famiglie, 5 milioni da distribuire alle famiglie che stanno rischiando di rimanere senza avere i soldi per fare la spesa, e nello stesso tempo attiviamo anche il primo provvedimento che riguarda le imprese che hanno fatto investimenti, anche lì sono 5 milioni disponibili, 6 milioni disponibili con un fondo per rimborsare, per risarcire le imprese che hanno fatto investimenti. E quello che voglio sottolineare è che si tratta di contributi a fondo perduto, non stiamo dicendo a nessuno di contrarre debiti e di dover pagare poi con gli interessi. È stata annunciata poi dall'assessore Emanuele Imprudente l'approvazione di 6 milioni di euro destinati alle micro e piccole imprese e lavoratori autonomi. Sarà dato il rimborso del 40% delle spese di investimento fino a 5.000 euro. La priorità sarà quella degli investimenti in Abruzzo. Le domande saranno a sportello. Fino ai primi 5-6 giorni di consegna le domande saranno considerate tutte pervenute nella stessa data. L'istruttoria sarà semplice e veloce e partirà in 10 giorni. Questi soldi che stiamo mettendo nelle tasche delle famiglie e delle piccole imprese che potranno dimostrare appunto di aver fatto questi investimenti e che servono a tenere in piedi in questa fase emergenziale la nostra economia. L'Abruzzo dà l'esempio, segna il passo e speriamo che questo esempio di capacità e di anche estrema semplicità nella distribuzione di queste risorse possa essere seguito a livello nazionale. È stato intanto sospeso anche il pagamento del bollo auto e confermato l'erogazione del fondo di 1.000 euro.
E allora per commentare queste misure prese dal governo regionale abbiamo ospite, lo vedete, Silvio Paolucci, capogruppo in consiglio del Partito Democratico. Buonasera Paolucci. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Insomma, un annuncio importante e impegnativo quello della Giunta rispetto alle aspettative di tante famiglie abruzzesi che in questo momento sono in difficoltà. Ma intanto io penso che questo governo regionale, in particolar modo il presidente della regione, sia più teso a rappresentare la politica di un partito, non soltanto per la mascherina che oggi indossava in conferenza stampa, quella della Meloni, per capirci, mascherine invece di cui non sono dotati tanti operatori della sanità in questa regione, ma anche a misurare i provvedimenti della nostra regione con i provvedimenti del governo nazionale. Ebbene, qui segnano il passo, perché mentre le risorse assegnate ai comuni stanno arrivando alle famiglie, le risorse al contrario, già annunciate 8 giorni fa dalla Regione Abruzzo, vengono nuovamente annunciate 8 giorni dopo di nuovo dalla Regione Abruzzo. Qua sta la differenza. Non c'è ancora un euro in tasca e ovviamente la risorsa è estremamente limitata. Noi rivolgiamo l'appello perché invece anche la Regione faccia come il Governo nazionale, cioè trasferisca le risorse agli enti locali, ai comuni, in modo che i comuni possano direttamente avere il rapporto con i cittadini che conoscono per bene per via delle politiche sociali che sono di competenza comunale e possano trasferire quelle risorse. Ma il limite del provvedimento non è soltanto questo sulle famiglie, dove appunto una incredibile burocrazia regionale probabilmente non riuscirà a devolvere questi trasferimenti per lungo tempo. Ci sono tanti altri limiti in quel provvedimento. Ecco, quali sono gli altri limiti? Allora, a noi è stato presentato un disegno di legge 8 giorni fa, hanno fatto 2 conferenze stampa sullo stesso provvedimento con 2 conferenze stampa di annuncio e ce lo hanno presentato alle 9 di sera per approvarlo il giorno dopo. Vista la situazione, tutte le opposizioni si sono astenute perché bisogna dare mandato ovviamente a chi governa di rispondere a suo giudizio nel modo più veloce possibile. In realtà tanti temi non sono stati affrontati con quella norma e anzi sono rallentati da quella norma. Noi abbiamo denunciato, uno, che la burocrazia messa in campo da quella norma consentisse in realtà di arrivare alla Regione Abruzzo dopo le altre regioni. Così si sta rivelando. Mentre la Campania e le Puglie hanno già deliberato la rimodulazione dei fondi europei, noi dopo 8 giorni abbiamo semplicemente pubblicato una norma. Poi la prossima settimana c'è l'ufficio di presidenza che nominerà un comitato scientifico e settimane di concertazione per definire la rimodulazione. Cioè arriveremo settimane e settimane e settimane dopo altre regioni. Noi dicevamo da subito, non ci vuole una norma per rimodulare, potete fare direttamente con una delibera di giunta e mettete al tavolo le parti sociali che invece sono state volutamente escluse da questa grande vicenda che riguarda le imprese, le comunità, le famiglie, nei nostri territori. In secondo luogo hanno previsto un condono, un super condono. Io non so se avete visto l'articolo 7 con tutti i commi. Cosa c'entra quel condono fiscale che premia i furbi rispetto all'emergenza Covid 2019? Si utilizza l'emergenza Covid per far qualche favore di troppo? Punto di domanda. Terzo, non ci sono tante imprese dentro questo disegno di legge che è diventata norma e che quindi oggi è stata pubblicata. Dove sta per esempio il turismo? Neanche un rigo. E noi sappiamo che il turismo, già quello invernale molto provato dalle condizioni atmosferiche, arriverà in estate con grossissima, enorme fatica, lo sottolineo tante volte. Non ci sono per esempio i provvedimenti che avrebbero dovuto snellire una burocrazia. A parte l'emendamento firmato dal gruppo del Partito Democratico, diciamo voluto dalle opposizioni, dei 15 giorni per abbattere i tempi delle istruttorie, non c'è null'altro, né uno snellimento burocratico per reperire le risorse del decreto aprile in itinero del Cura Italia precedente, né uno snellimento burocratico rispetto alle poche esigue risorse previste da questo disegno di legge. Un esempio, la cassa integrazione. La cassa integrazione è partita con un accordo ultimo tra le regioni di qualche giorno fa, parte il software mercoledì 8 di aprile, si blocca subito, prima col bollo, dopo che tanti lo hanno comprato senza bollo, e il risultato è che senza l'accordo con le banche i soldi in questa regione non arrivano. Siamo l'ultima regione, questo è un classico esempio di come la burocrazia non abbia funzionato. E poi il grande tema ovviamente
degli enti locali, mentre nel governo, il governo nazionale premia gli enti locali, qui, come per le parti sociali, si tengono fuori da questo tavolo. Il rischio è che questo provvedimento bersagli, cioè arrivi a destinazione molto in là nel tempo e con molte poche risorse. Si poteva fare diversamente. Noi denunceremo questo, ma nei prossimi giorni, ovviamente, poiché abbiamo detto che faremo un'opposizione responsabile, che è stata di astensione in quel caso, ma sarà anche di proposta, rispetto ai tanti punti avanzeremo la nostra proposta. Grazie a Silvio Paolucci per questo collegamento e per questo intervento sulle misure prese dalla Regione. Tanti auguri di buona Pasqua, Paolucci. A voi tutti, a voi tutti. Grazie. Adesso andiamo a Pescara, proseguiamo con le nostre finestre all'esterno dello studio di TV6. Andiamo a Pescara da Paolo Renzetti, dove c'è il sindaco Carlo Masci, con il quale commenteremo un altro provvedimento della regione, che è quello che introduce misure più restrittive nell'area metropolitana. A te Paolo, buonasera e buonasera Masci. Grazie, grazie Alfredo. Buonasera, buonasera al sindaco di Pescara che i nostri telespettatori vedono già inquadrato. Buonasera da Piazza Italia. Allora, sindaco, diceva il collega da studio, ci sono queste misure varate dal governatore della regione, ancora più restrizioni soprattutto per le prossime 72 ore, quando potrebbe essere forte la tentazione di uscire di casa proprio nel giorno di Pasqua e di Pasquetta? L'ordinanza di Marsilio racchiude tutte quelle che sono state fatte fino ad oggi a Pescara e negli altri comuni, Montesilvano e Spoltore, dove sicuramente c'è stata una stretta forte, in quanto quest'area è a ridosso di una zona rossa che è quella di Penne, di Elice, e quindi deve essere in ogni modo protetta. Poi ci sono i provvedimenti che si stanno attuando da oggi, cioè venerdì, sabato, domenica e lunedì nel periodo pasquale, non si potrà andare sulla spiaggia, non si potrà attraversare il marciapiede della riviera, della strada parco, perché è importante che non ci siano zone d'ombra, nel senso che dobbiamo necessariamente fare in modo che le persone stiano distanziate, che non ci sia un contatto sociale, e quindi lo facciamo attraverso questi provvedimenti che abbiamo adottato già dall'8 marzo e sono provvedimenti che stanno dando i loro risultati, perché riusciamo comunque a tenere queste zone abbastanza protette rispetto a alcune zone rosse che invece sono state aggredite di più. Sindaco, introduciamo anche un altro argomento sempre nell'ambito di questa emergenza sanitaria, perché avete lavorato fino alle 4 di questa mattina per preparare i buoni spesa per le famiglie e i cittadini di Pescara. Sì, io voglio veramente ringraziare tutti i dipendenti comunali che in questi giorni si sono impegnati oltre ogni misura, un'organizzazione perfetta, da orologio svizzero devo dire, perché fino alle 4 di questa mattina sono stati predisposti i pacchi dei buoni spesa che sono stati consegnati in questa giornata, perché noi avevamo preso un impegno con i cittadini di Pescara che prima di Pasqua tutti avrebbero avuto il buono spesa oppure il pacco con la spesa così come richiesto o il borsellino elettronico, e il risultato l'abbiamo raggiunto grazie all'impegno di tanti che veramente si sono impegnati fino allo spasimo. Non era mai successo che i dipendenti di qualsiasi ente rimanessero fino alle 4 di mattina con grande passione, con grande slancio, in un'ottica di solidarietà per consegnare ai concittadini che oggi sono in difficoltà questi buoni che permetteranno loro di fare la spesa nei giorni di Pasqua e di passare una Pasqua più serena. Sindaco, nelle prossime ore arriveranno probabilmente le decisioni ufficiali del governo, della presidenza del Consiglio dei Ministri per prorogare e prolungare questa chiusura, questo lockdown probabilmente fino al 3 maggio. Dobbiamo avere ancora pazienza, certo è dura rimanere a casa, è dura non riprendere le attività, però dobbiamo farlo per sconfiggere definitivamente il coronavirus o quantomeno attenuarlo il più possibile, per riprendere una vita normale, quella che tutti quanti noi vogliamo e che in questo momento non ci possiamo permettere. Quindi questi provvedimenti che porteranno fino alla fine di aprile, all'inizio di maggio, questa situazione vuol dire li prenderemo per quello che sono, dei provvedimenti che servono per tutelare
la nostra salute, sperando che siano gli ultimi e che da maggio si possa in qualche modo riprendere le attività, ovviamente in maniera diversa rispetto al passato, perché dovremo abituarci tutti quanti a fare una vita diversa, meno contatti sociali, e avremo la possibilità man mano di ricominciare, sperando che le attività possano riprendere, e per questo ci vorrà sicuramente un impegno forte del governo a far sì che tutte le attività possano riprendere, perché avremo bisogno di risorse importanti perché l'Italia riparta. Alfredo, il sindaco di Pescara ci ascolta, se c'è qualche domanda da studio puoi andare. Volevo tornare sul tema delle restrizioni, perché insomma è polemica anche di questi minuti quello che è accaduto ieri per quanto riguarda l'addio a Mimmo Grosso, rappresentante della marineria, ciò che è accaduto al porto di Pescara, che abbiamo documentato anche noi con le nostre immagini e con un nostro servizio. C'è stato un assembramento che probabilmente nessuno poteva aspettarsi, dato che inizialmente, almeno noi avevamo capito questo, il feretro avrebbe dovuto solo percorrere il Porto Canale senza soffermarsi, solo per prendere l'omaggio del suono delle barche. È così, sindaco? Io quell'assembramento l'ho visto soltanto sulle vostre riprese, nel senso che non ero presente perché ero in consiglio comunale, quindi non ho assistito certamente a quell'assembramento, non ho assistito al momento in cui il carro funebre si è fermato, non ero a conoscenza del fatto che si fermasse, e la conferma la potete dare voi, anzi la può dare Paolo, il giornalista che è a fianco a me, perché mi ha visto andare via, mi ha visto intanto che ero non in prossimità della zona dove si è fermato il carro funebre, ma ero a circa 300 metri di distanza perché stavo andando verso il comune, ha visto quando è arrivato il carro funebre, ha visto che io mi sono fermato, mi sono fatto il segno della croce, ci siamo salutati e sono andato via, quindi non so che cosa è successo dopo, non lo sapevo che il carro si dovesse fermare, o perlomeno non sapevo che si fermasse, poi l'ho saputo dopo che si è fermato vedendo i vostri video, ho sentito le trombe suonare quando ero in consiglio comunale, quindi mi sembra che sia una tempesta in un bicchiere d'acqua, evidentemente volermi tirare dentro per forza in una polemica inutile, perché abbiamo veramente altro a cui pensare in questo momento, e credo che i morti si debbano tutti quanti rispettare, soprattutto perché molti sono colpiti negli affetti in questo modo così violento, e quindi se passa un carro funebre credo che tutti quanti noi dobbiamo fermarci e fare la croce, come siamo abituati a fare sempre per il rispetto della pietà cristiana e come ci hanno insegnato. Poi quello che è successo dopo, sinceramente l'ho appreso dalle vostre immagini, e Paolo può confermarlo qui che io non c'ero, perché ci sono 12 minuti di riprese in cui io non ci sono, e Paolo mi ha visto andare via in un punto molto lontano da dove poi il carro funebre si è fermato. Ecco sindaco, un'altra cosa volevo capire, se questo tipo di non è stato, ovviamente io non ho... sì prego. No, io non ho, ovviamente io non ho autorizzato, ecco, nessuno, era questa la domanda. Non potevo dare nessuna autorizzazione, e soprattutto nessuno me lo ha chiesto. Non è che c'è stata qualche domanda da parte di qualcuno che mi ha chiesto se poteva fermarsi con il carro funebre nella posizione in cui si è fermato o in qualsiasi altra posizione. Nessuno mi ha chiesto niente. E non avrei mai potuto dare nessuna autorizzazione perché era vietata per legge. Poi sinceramente quando sono andato via ho visto che c'era la polizia stradale, quindi mi sono tranquillizzato sapendo che, essendoci la polizia stradale, non poteva succedere nulla che non fosse autorizzato o che non fosse comunque lecito e all'interno del DPCM e dei decreti di Conte. Ecco, un'altra cosa sempre su questo argomento, un commento rispetto al fatto che abbiamo letto anche parecchie cose insomma sui social, che chiaramente in questo momento sono anche un mezzo di comunicazione tra le persone che non possono vedersi, e quello che è sembrato dispiacere di più è il fatto che purtroppo molte persone che hanno perso i propri cari non hanno avuto nemmeno
diciamo così, la possibilità di salutarli, e invece in questo caso c'è stata questa eccezione. Forse è questo che ha fatto più, tra virgolette, mi passi il termine, arrabbiare qualcuno che ha visto le immagini. Ma noi dobbiamo distinguere la posizione amministrativa e istituzionale, e su quella posizione non c'è stata nessuna autorizzazione, e per quello che mi riguarda io non ho assistito a nessun assembramento, perché quando la macchina si è fermata, come ho visto dalle immagini, io ero in consiglio comunale. Poi c'è l'aspetto umano, morale, personale, cristiano, e su questo sinceramente io non entro, perché è triste vedere che oggi non si possono salutare i propri cari, o farlo soltanto nei pressi del cimitero nel momento in cui la bara viene portata dentro. Quindi su questo non voglio esprimere nessun giudizio, perché sarebbe un giudizio che va a toccare il cuore delle persone, va a toccare le situazioni personali di chi soffre, di chi è addolorato, di chi perde un affetto o un amore, una persona cara. In questi 4 giorni io ho perso 4 persone che conoscevo e con alcune ero veramente amico, e le ho salutate nel silenzio della porta del cimitero, dall'esterno, da solo. Quindi questo è il dato che purtroppo in questo momento dobbiamo tenerci e di cui dobbiamo prendere atto. Era quello a cui mi riferivo. Tra l'altro volevo capire, anche questa informazione importante anche per i cittadini, se sarà consentito comunque salutare il proprio caro al cimitero, oppure se rientra nelle nuove restrizioni. Ma guarda, allora io da quello che so, quando la salma arriva al cimitero viene accompagnata dai propri cari che la salutano, e la salutano in quel momento. Quindi questo succede, sta succedendo dunque, perché non si possono fare cerimonie funebri per evitare assembramenti, ma le persone che da sole, in piccoli gruppi, si recano fuori dal cimitero per veder passare la salma, questo succede, sistematicamente succede. Paolo. Sì, Alfredo, allora possiamo quasi andare. Puoi dare tu la conferma? Beh, sì, noi eravamo testimoni oculari insieme al nostro operatore, che il sindaco era fermo per il saluto proprio prima diciamo che il carro funebre si fermasse. D'altro, tra l'altro, Paolo, non siamo riusciti molto prima. Non sapevo che ci fermasse. Esatto, hai detto quello che stavo per dire io, hai anticipato proprio la mia considerazione. Avevamo acceso il microfono per chiedere a Carlo Masci un ricordo di Mimmo Grosso, non è stato possibile, perché Carlo Masci è dovuto correre in comune per il consiglio comunale, e lì per lì ci siamo anche rammaricati, perché avremmo voluto prima che il carro si fermasse, che e non sapevamo che si fermasse. Esatto, diciamo, proprio è molto prima, nel senso 300 metri prima almeno. Questo comunque le forze dell'ordine erano presenti, perché nelle nostre immagini si vede la pattuglia della polizia, possiamo testimoniarli insomma con le immagini, quindi chiaramente avranno proceduto a fare tutti gli accertamenti del caso, o lo faranno nelle prossime ore, immaginiamo, per coloro che erano lì in maniera immotivata, dato che insomma non rientra nelle clausole per cui si può uscire questo tipo di manifestazioni, perché sono vietate. Eh sì, allora sindaco, prima di chiudere, prima di salutarci, siamo a poche ore dalla Pasqua, domani ci sarà la vigilia, vogliamo approfittare anche a beneficio proprio dei nostri telespettatori per augurare una buona Pasqua, se così possiamo dire, una Pasqua diversa da tutte le altre, però l'augurio è che ci sia la resurrezione del nostro paese tra qualche giorno, tra qualche settimana, quando speriamo la situazione e l'emergenza sanitaria possano sicuramente essere meno gravi di queste ultime settimane. Questa sarà una Pasqua molto diversa per tutti quanti noi, una Pasqua fatta a casa, con i parenti più stretti, non si potrà festeggiare con gli amici,
Speriamo che la Pasqua di Resurrezione lo sia per tutti, nel senso che poi si possano riprendere le attività, ciascuno trovi l'opportunità per recuperare quello che in questo periodo ha perso. Quindi questo è l'augurio più forte che io faccio ai cittadini di Pescara, perché oggi tutti quanti noi dobbiamo fare una Pasqua tranquilla, sapendo che questa Pasqua tranquilla ci permetterà poi di tornare a essere quello che eravamo. Grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci davvero per questo contributo e anche per aver chiarito quanto accaduto nella giornata di ieri, anche dopo le polemiche che ci sono state nelle ultime ore. Da Piazza Italia, da Pescara è tutto, linea allo studio. Sì, grazie Paolo Renzetti, auguri di buona Pasqua al sindaco di Pescara Carlo Masci. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, torniamo all'emergenza sanitaria, siamo ancora nella fase di picco di questa epidemia, si continuano a registrare contagi, ma perlomeno diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, anche l'isolamento domiciliare però può rappresentare dei rischi, vediamo quali nel servizio di Giuseppe Dintino. La fase di picco dell'epidemia non è ancora superata. Secondo i dati della regione, in Abruzzo continua ad aumentare il numero dei contagi, ma diminuisce quello dei pazienti ospedalizzati. Significa che sempre più persone Covid positive sono in isolamento domiciliare, sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. I positivi accertati a casa ieri erano 1203. Questo è un dato interessante perché queste persone dovrebbero essere curate in casa, dovrebbero essere seguite in casa, prima di tutto dall'assistenza, e poi perché creano, fra virgolette, un rischio contagio familiare. Per non intasare gli ospedali, infatti, la scelta dei medici è quella di far rimanere a casa i pazienti meno gravi. Bisogna considerare però che questa malattia tende a peggiorare velocemente e il rischio è anche quello di focolai all'interno delle singole unità familiari, perché in casa non è sempre facile attuare tutti i comportamenti di precauzione. E questo dipende dalle condizioni anche economiche e abitative delle persone. Abbiamo persone che vivono in appartamenti molto grandi, che possono dedicare una stanza e un bagno alla persona positiva e che quindi dovrebbe essere isolata, e persone che riescono a mettere magari in protezione le persone fragili, quindi gli anziani della loro famiglia rispetto a questi positivi, e persone che invece vivono in condizioni un pochino diverse. Un modo per limitare i rischi in famiglia può essere quello di isolare in albergo i positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero, così come già sperimentato in altre regioni. Bisogna vedere se è possibile mantenere questo isolamento e mettere in protezione le persone fragili, oppure se è necessario utilizzare delle strutture alternative. L'Emilia Romagna, da quello che so, sta utilizzando gli alberghi che presentano anche il vantaggio di avvicinare alcuni tipi di pazienti magari a dei centri più grandi con degli ospedali, quindi facilitano anche forse il lavoro ai medici e rendono più sicura la condizione di isolamento domiciliare. È senz'altro più facile visitare i pazienti tutti assieme piuttosto che fare il giro dei paesi nelle aree magari montane o nelle aree appunto meno abitate di questa regione. L'emergenza coronavirus quindi porta alla luce una delle contraddizioni in seno alla nostra società, quella della diseguaglianza sociale. Seppure tutti siamo in quarantena, infatti, vi è di certo molta differenza tra lo stare rinchiusi in una villa piuttosto che in un monolocale. La quarantena non è uguale per tutti, è certamente molto più, intanto è più dura per chi vive negli appartamenti piccoli, per chi magari non ha a disposizione un po' di verde, un po' di, come dire, no, la possibilità un pochino di muoversi, e questo già lo vediamo da adesso negli effetti anche psicologici purtroppo della quarantena. Andiamo avanti e non ci saranno i riti della Pasqua, perlomeno per come li abbiamo conosciuti fino allo scorso anno, però chiaramente c'è bisogno di spiritualità in questi giorni di triduo che precedono la domenica della Pasqua. Il vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, invia un messaggio pasquale a tutti i fedeli teramani. Siate forti, vivete una nuova Pasqua e riscoprite la carità. Intanto la Curia Teramana si organizza e annuncia che tutte
le celebrazioni della Settimana Santa saranno trasmesse sia sul web che sulla TV. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Questa battaglia al Covid-19 esige un ulteriore doloroso sacrificio che non riguarda il corpo, ma l'anima. Il non poter partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa getta nello sconforto molti fedeli ed è fortissimo il rimpianto di non assistere, per esempio oggi, alla processione del Cristo morto a Teramo, un evento ripetuto da secoli. La Curia Teramana però ha attivato i suoi canali social e web per rendere accessibili messe, rosari e momenti di preghiera. Il Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, con serenità invita tutti a vivere una Pasqua nuova e a riscoprire il valore più grande, che è la carità. Una Pasqua decisamente in solitudine, molto triste per i fedeli, però la Curia di Teramo si è organizzata per essere presente nella casa di tutti i teramani. Sì, io sono molto contento di ciò che l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali ha realizzato e devo dire che sono certo che da questa esperienza vissuta in questa novità, possiamo dire, comunicativa, io sono certo che sarà una grande esperienza per dare una maggiore testimonianza, un maggiore impegno di missionarietà. Mi sono permesso di ricordare e di proporre a tutti i fedeli della nostra diocesi di vivere questa Settimana Santa come se fosse la prima volta, perché il grande pericolo, l'ho ripetuto anche ieri sera durante la messa in Segna Domini, è che anche i bellissimi riti pasquali della Settimana Santa possono restare privi di quella valenza personale, comunitaria, che oggi diventa invece sempre più decisiva, soprattutto in riferimento all'esperienza della pandemia, ma non solo. C'è una richiesta da parte dell'umanità di comprendere, di capire qual è il vero significato della risurrezione di Cristo, dunque della Pasqua. Eccellenza, qual è il messaggio pasquale definitivo che vuole mandare ai suoi fedeli, a tutta la diocesi? Ecco, il messaggio che ho preparato per tutte le diocesi è molto semplice ma anche molto impegnativo. Il risorto ci invita ad allargare gli orizzonti della carità. È un messaggio, ripeto, semplice ma molto impegnativo, perché noi dobbiamo superare l'idea che la presenza del risorto e dunque della Chiesa si riduca soltanto all'obbedienza a un semplice comandamento etico, che certamente è importante, ma la presenza del risorto nella storia invita e sollecita i cristiani, tutti i battezzati che nella veglia pasquale rinnoveranno le promesse battesimali, a prendere consapevolezza che sono chiamati ad animare tutta la società con quello spirito caritativo che permetta loro di offrire indicazioni, soluzioni, prospettive per poter costruire una società migliore. Grazie, dalla redazione di TV6, un grande augurio e una buona Pasqua. Grazie eccellenza. Siamo in attesa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dovrebbe cominciare a breve. Nel frattempo proseguiamo con il nostro telegiornale, restiamo ai riti che riguardano la Pasqua, le celebrazioni religiose. Altra polemica dopo quella di Pescara a Lanciano per la passeggiata del Cireneo scalzo per la città deserta. Ieri sera non c'è stata nella forma consueta la processione dell'Arciconfraternita Morte e Orazione di San Filippo Neri, ma comunque il Cireneo scalzo ha fatto una passeggiata per la città, non sono mancate le persone e non mancano le polemiche. Vediamo il servizio. Thank you.
città una croce. Era questo l'intento manifestato dall'arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri con l'uscita del solo cireneo sulle strade del centro storico di Lanciano, invece della processione degli incappucciati annullata a causa dell'epidemia da coronavirus. Un messaggio di fede, di speranza, di supplica nel Giovedì Santo che precede la Pasqua di Resurrezione. Un messaggio che è stato però vanificato da quanti hanno creato, a mano che il percorso si svolgeva, un vero e proprio corteo. Sin dall'uscita dal portone della chiesa di Santa Chiara, con operatori e non della stampa, non tutti a onor del vero, che si sono letteralmente gettati addosso alla figura penitenziale. Non è stato un bel vedere, ma per molti che hanno seguito la diretta in TV, l'iniziativa voluta dal priore Raffaele Sabella è stata un significativo momento di preghiera. Come l'inchino per omaggiare la santa patrona della città davanti alla cattedrale della Madonna del Ponte, dove ad attendere il cireneo c'era il sindaco Mario Pupillo in fascia tricolore. L'iniziativa mi è stata comunicata poco prima, dice il sindaco. Chi invece avrebbe autorizzato l'uscita, per uno solo però, sarebbe stata la questura, presente con una volante sul posto. E rientriamo perché è iniziata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, linea Palazzo Chigi. Una decisione difficile, ma una decisione necessaria, di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. È una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti. Stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti. L'Ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua, lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della Liberazione, per il primo maggio, il ponte del primo maggio, la festa del lavoro. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole, anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo, teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime.
Dobbiamo quindi attendere ancora. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti e dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Ma per quanto riguarda le variazioni, c'è qualche piccola variazione in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile, martedì 14 aprile, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi, soprattutto quelli per neonati, per i bambini. Avevamo ricevuto tante richieste, avevamo tante difficoltà che ci erano state segnalate, quindi apriamo con grano salis, con ponderazione, queste attività. Apriamo anche qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, sarebbe il taglio dei boschi, dobbiamo consentire che si alimentino e vengano forniti i combustibili solidi, la legna, e anche attività varie forestali. Il lavoro per la fase 2 è un lavoro già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Siamo già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo in piena sicurezza attraverso un programma articolato, un programma organico. Superata la fase acuta, infatti, dovendo convivere con il virus, stiamo lavorando a un programma che poggia su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi del lavoro. Per questa nuova fase ci avvarremo di un gruppo di esperti, ho firmato il relativo decreto, che conterrà varie professionalità, sociologi, psicologi, esperti di organizzazione del lavoro, manager. Questo gruppo di esperti dialogherà con il comitato tecnico scientifico, quindi dialogheranno, interloquiranno e a seconda dei casi si affiancheranno, in modo da avere la possibilità di modificare anche le logiche dell'organizzazione del lavoro sin qui consolidate, di ripensare alcuni radicati modelli organizzativi di vita economica e sociale. Dobbiamo inventarci e proporre nuovi modelli organizzativi più innovativi, ne dobbiamo anche approfittare, in modo che tengano però, ci tengo a dirlo, anche conto della qualità della vita. Questo gruppo di esperti è presieduto da Vittorio Colao, uno dei nostri manager più stimati anche all'estero, e annovera varie personalità, non solo che vivono qui in Italia, ma anche alcuni nostri ingegni che abbiamo prestato all'estero. Abbiamo il professor Giovannini, la professoressa Maggino, che cureranno il benessere equo e sostenibile, la professoressa Mazzuccato, che è a Londra, Moretti, Berkeley, negli Stati Uniti, Raffaella Sadun di Harvard e tantissimi altri. Farei adesso, in questo momento, faccio sicuramente un torto a tutti gli altri che non riesco a menzionare. E poi dicevo, c'è anche il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Ecco, noi l'abbiamo già siglato verso la metà di marzo con tutte le parti sociali. Quello è il nostro testo base, la nostra Bibbia da cui partire per la sicurezza dei luoghi di lavoro. I nostri esperti, scienziati, il Comitato Tecnico Scientifico lo stanno integrando, lo stanno rafforzando, sarà quello che consentirà poi una ripresa in tutta sicurezza delle attività produttive. Quindi la raccomandazione a tutti i responsabili delle aziende e di iniziare ad approfittare di questo momento di sospensione delle attività per sanificare i luoghi di lavoro, per predisporre le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori, attrezzandosi già ora e predisponendosi già ora per una corretta applicazione di tutte le rigorose misure di protezione, quindi anche il rispetto delle distanze necessarie negli ambienti di lavoro. È un protocollo che noi aggiorneremo e che diffonderemo, come abbiamo già diffuso nella precedente versione. Quindi dipenderà da tutti, dai datori di lavoro, dagli stessi comportamenti dei lavoratori, se tutto potrà procedere
ed il sistema produttivo potrà riavviarsi a pieno regime in condizioni di sicurezza. Ricordatevi, il nostro obiettivo sarà sempre contenere il famoso indice di contagio, R0 al di sotto di 1, abbassarlo sempre più. Non possiamo permetterci una riesplosione, una ricrescita della curva di contagio. Dovremo anche ripensare, ed è per questo che abbiamo bisogno anche dell'ausilio degli esperti, alcune logiche dei trasporti, della logistica. Dobbiamo capire ad esempio come incentivare gli spostamenti per chi abita in prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assembramento e affollamento. E adesso veniamo all'Europa. L'Europa sta affrontando una situazione mai vista in tempi di pace. Le prime stime ci dicono che saranno necessari almeno, pensate, 1.500 miliardi di euro per fronteggiare questa emergenza europea. È la più significativa dal dopoguerra a questa parte che l'Europa e anche per certi versi l'intero pianeta sta affrontando. Negli Stati Uniti, ricordo, il sostegno pubblico già adesso è nell'ordine di circa 2.300 miliardi. Anche questi evidentemente sono numeri mai visti in tempo di pace. Le proposte che ieri sono state messe sul tavolo dei leader e dai ministri delle finanze dell'Eurogruppo sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ieri ha fatto un gran lavoro, tenendo conto in un contesto di tanti altri ministri. Ma è un primo passo che l'Italia, e su questo siamo pienamente d'accordo con il ministro Gualtieri, giudica ancora insufficiente. Su questa base occorre lavorare ancora per costruire qualcosa di ancora più ambizioso. La principale battaglia che l'Italia deve condurre sui tavoli europei è quella di un fondo che deve essere finanziato con una vera e propria condivisione economica dello sforzo, come ad esempio con gli eurobond. Sì, gli eurobond, i famosi eurobond. Il fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle cifre, alle risorse che sono richieste da un'economia di guerra, che ho citato poco fa. Il fondo deve essere anche disponibile subito, lo sto dicendo a tutti i miei omologhi. Noi potremmo anche arrivare a questa risposta adeguata sul piano economico, ma se arriveremo tardi sarà insufficiente, con il risultato che deprimeremo ancora di più il nostro tessuto socio-economico e la somma originariamente pensata non basterà. Le proposte dell'Eurogruppo contengono anche un nuovo strumento, lo schema assicurativo europeo per la disoccupazione, per una cassa integrazione gestita a livello europeo che metterà a disposizione degli Stati membri la somma non trascurabile di 100 miliardi. Un potenziamento avremo anche della Banca Europea degli Investimenti che attiverà 200 miliardi di investimenti. Insomma, sul tavolo sono stati messi degli strumenti significativi, ma il nostro strumento, ripeto, è l'Eurobond, perché riteniamo questo il più adeguato per la situazione di emergenza che stiamo vivendo e condurremo sino alla fine la nostra battaglia. L'Eurogruppo poi propone anche una nuova linea di credito senza condizionalità, tranne quella destinata alla spesa per i costi per la sanità, collegata allo strumento già esistente che ormai è famoso, si chiama MES. Su quest'ultimo punto vedo che in Italia, devo dire la verità, sin da questa notte, dalla scorsa notte, si è levato un dibattito assolutamente legittimo, anche molto vivace, perché io ritengo un segno di maturità, di sana democrazia, che un intero Paese possa far lievitare questo dibattito in tutte le sue sedi, a partire dal Parlamento, e vi assicuro che il Governo troverà ovviamente, con le modalità che ha già trovato in passato, l'opportunità per informare, interloquire tempestivamente con il Parlamento, con tutti i rappresentanti del popolo che siedono nel Parlamento. È altrettanto però importante che questo dibattito si sviluppi con chiarezza, senza falsità. Ecco perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012. Non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte,
come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Se ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. È una menzogna questa. Secondo, su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. Terzo, e ad essere ancora più chiari, l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES, non ha bisogno del MES, l'ho già dichiarato, l'ho detto più volte. Perché non ha bisogno del MES? Perché l'Italia ritiene il MES uno strumento totalmente inadeguato, totalmente inadatto rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Quindi sin dall'inizio, lo ricordo, nel precedente e nell'ultimo Consiglio europeo, io l'ho chiarito a tutti i leader, i miei omologhi, l'Italia non ha bisogno del MES, l'Italia non ritiene il MES adeguato a questa emergenza. Fermo restando che se ci sono degli Stati, come è avvenuto, perché noi stiamo lavorando anche in una sinergia con altri Stati, con altri 8 Stati alleati in questa battaglia, se ne sono aggiunti anche altri, alcuni di questi Stati vogliono una nuova linea di credito collegata al MES, la vogliono senza le vecchie condizionalità, quindi con nuova regolamentazione. Ecco perché l'Italia partecipa a questa discussione che è sul tavolo. Attenzione, è per questo però che noi ci stiamo battendo, per avere questo ventaglio di nuovi strumenti innovativi e in particolare lavoreremo sino alla fine con coraggio, con determinazione in questa battaglia difficile, che era impensabile all'inizio. Però attenzione, ieri è successo qualcosa di nuovo. C'è un intero paragrafo che è destinato ad accogliere la nostra prospettiva degli Eurobond. È molto importante perché stiamo parlando di strumenti finanziari di condivisione delle spese, strumenti finanziari di condivisione degli investimenti. Non abbiamo ancora una regolamentazione concreta, stiamo parlando di affermazioni di principio. Dobbiamo ancora lavorare in questa direzione, dobbiamo ancora costruire questo strumento. Ma per la prima volta l'abbiamo messo nero su bianco e anche gli altri paesi hanno dovuto convenire, hanno dovuto accettare, non di esplorare per il futuro, come si era detto in una versione precedente, ma di lavorare adesso già per introdurre questo nuovo strumento. Quello che noi vogliamo è che questo strumento non solo si lavori adesso, ma sia immediatamente applicabile, attuabile, e lotteremo sino alla fine per avere questo. Ma abbiamo bisogno dell'aiuto voi, di tutti i cittadini italiani. Ed è per questo che dico, le falsità, le menzogne ci fanno male, perché ci indeboliscono nella trattativa. Noi adesso avevo chiesto all'opposizione di essere accomunati in questo senso di responsabilità. Quello che è successo stanotte, nelle scorse ore, quelle falsità che vengono dette rischiano di indebolire non il Premier Giuseppe Conte, non il governo, ma l'intera Italia, perché vi assicuro che è un negoziato difficilissimo, perché se lasciavano all'Italia scrivere questo accordo sarebbe stato già scritto. Ci sono altri 26 paesi, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo parlare a loro, anche al popolo tedesco, al popolo olandese, dobbiamo far capire qual è il nostro progetto, dobbiamo esprimere la nostra dignità, la forza del nostro coraggio, della nostra lungimiranza, della nostra determinazione. Se qui questo dibattito continua in questi termini, rischiamo di compromettere la nostra forza negoziale, lo voglio dire chiaramente.
La mia posizione al Consiglio sarà chiara. La risposta europea la valuto nel suo complesso, quindi lotteremo per avere gli eurobond e spiegherò con forza al prossimo Consiglio europeo, ancora una volta, che uno strumento, il MES, totalmente inadeguato, insufficiente per l'emergenza che stiamo vivendo. La risposta comune o è ambiziosa o non è. Non abbiamo alternative. Se fosse stata una crisi come nel 2008-2009, potevamo ragionare di altri strumenti. Avremmo potuto stare lì a sofisticheggiare, mi piace questo, mi piace quello, ma oggi dobbiamo inventarci dei nuovi strumenti. E da questo punto di vista io non firmerò sino a quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo. È una sfida, vedete, che non riguarda solo noi che siamo cittadini italiani, non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Europa e quindi tutti gli Stati membri. E io sono convinto che la nostra tenacia, con la forza della ragione, riusciremo alla fine a convincere tutti che questo è l'unico percorso che si offre per consentire all'Europa di ripartire con forza, di alzare le reni e di competere sui mercati globali. Grazie. Adesso ci sono delle domande. Tommaso Ciriaco, Repubblica. Buonasera Presidente. Buonasera, senta, torno sull'esito dell'Eurogruppo di cui ho appena parlato, in particolare sia sul MES che sui recovery bond. Per quanto riguarda il MES, Presidente, ma se l'Italia, se lo stesso Ministro Gualtieri rivendicano, diciamo, di aver eliminato alcune delle condizionalità del MES, parecchie delle condizionalità del MES per le spese sanitarie, allora perché, Presidente, escludere a priori la possibilità di poter accedere a questa linea di credito? E non teme che questo, diciamo, possa dar voce proprio a chi, come l'ha citato lei, ad esempio il senatore Salvini, parla ancora di una trappola, diciamo, per quanto riguarda il MES, oppure se ci sono ragioni di politica interna, cioè l'opposizione del Movimento 5 Stelle che potrebbe mettere in difficoltà il suo governo. Bond, Presidente, all'ipotesi, diciamo, di recovery bond, lei ha parlato di una tempistica molto, molto stretta, eppure il Consiglio europeo è stato, come sa, convocato per il 23 aprile, cioè fra due settimane. E poi, diciamo, molte stime parlano della possibilità che entri in vigore questo meccanismo addirittura a fine anno. Allora le chiedo se il sì dell'Italia è, diciamo, in un certo senso condizionato a una tempistica molto stringente e se lei ci può dare una data limite oltre lei non accetterebbe, diciamo, questo meccanismo. Grazie Presidente. Grazie a lei. Per quanto riguarda il MES, lo ripeto, abbiamo iniziato questa trattativa, quando abbiamo iniziato a lavorare sul tavolo europeo, ovviamente molti Stati hanno richiamato gli strumenti esistenti, tra cui il MES. Io ho detto subito, nel corso dell'ultimo Consiglio europeo, non stiamo a parlare di MES. E per chiarire meglio il discorso, mettiamolo da parte, l'Italia non è interessata. L'Italia è nell'avamposto, ovviamente. È una comunità particolarmente sofferente come la Spagna, ma è chiaro che adesso tutti gli altri paesi stanno entrando in grave sofferenza. La depressione economica riguarda tutti, la caduta verticale nella produzione del PIL li riguarda tutti, la ferita al tessuto socio-economico riguarda tutti. Detto questo, ho detto subito, non è il MES lo strumento. Da qui invece alcuni paesi che sono con noi in questa battaglia per costruire anche nuovi strumenti, ritengono il MES confacente ai loro bisogni. Allora l'Italia accetta di discutere anche di un MES non condizionato perché questi paesi ci chiedono un MES non condizionato. Di qui questa battaglia per avere un MES senza condizioni. Ma se, come dice lei, è una trappola, allora dico, chi ha confezionato questa trappola si assuma la responsabilità pubblica. Ricordo che si è arrivati al 2012, c'era un governo di centrodestra, non vorrei ricordare male, ma la Meloni era un ministro, quindi è stato confezionato e si è arrivati a confezionare questo strumento che è una trappola, non dal sottoscritto, non da questo governo, è stato votato e ratificato dal Parlamento. Io non c'ero, come non c'erano molte altre forze.
Quindi oggi, se questa è una trappola, è considerata una trappola per l'Italia, bisogna evidentemente assumersi le conseguenti responsabilità. Comunque, quello che voglio dire, se leggete, ieri è stato anche qui per condurre questa battaglia insieme con gli stati che ci hanno chiesto un MES senza condizionalità, è stato messo nero su bianco un principio per cui si può attivare una linea di credito completamente nuova, con vincolo di destinazione, con la sola condizionalità che siano queste spese usate per la sanità. Punto. Ma non è un discorso che riguarda l'Italia. L'Italia da subito è stata subito più ambiziosa. Ho detto, noi dobbiamo lavorare agli Eurobond, come ho detto, e continueremo a lavorare in questa direzione. Lei mi dice, ma non teme che non arriveremo presto agli Eurobond? Certo che c'è questo rischio. Se lei ha la soluzione, però me la dia, perché io devo andare al Consiglio Europeo a lottare strenuamente per una soluzione. Se c'è una scorciatoia, ditemela. Io so che l'unica scorciatoia è andare lì con dignità, con la forza di un popolo, lottare fino alla fine per ottenere un risultato, per ottenere che questo strumento sia attivato subito. E quanto a coraggio, a determinazione, state tranquilli che ci sarà tutto. Grazie. Alberto Ferrarese, Asca News. Non la sentiamo, Ferrarese? Sì, mi sentite? Eccola, prego. Buonasera Presidente. Buonasera. Buonasera. Allora, c'è un problema di collegamento. Sono sui temi economici. Nella maggioranza oggi c'è un'accesa polemica sulla cosa di solidarietà avanzata. Cosa ne pensi di questa idea? Se sul MES oggi nell'incontro con i capi delegazione ci sono state frizioni, in particolare tra PD e Movimento 5 Stelle, anche per questo che è durato molto? Grazie. Allora, sì, abbiamo avuto una lunghissima riunione con i capi delegazione. È stata lunghissima perché ovviamente dovevamo confezionare il nuovo DPCM. Quindi abbiamo avuto, ieri abbiamo lavorato, abbiamo incontrato le delegazioni che rappresentano le regioni, i sindaci, l'ANCI, le unioni provinciali, poi le parti sociali. Oggi quindi abbiamo raccolto tanto materiale e con i capi di delegazione abbiamo continuato a lavorare anche con alcuni ministri più direttamente competenti. Confezionare questo decreto di PCM è stato complesso, ovviamente, abbiamo dovuto sciogliere tanti nodi, tanti dubbi, e questa è la ragione. Non siamo stati a litigare affatto per MES o non MES. Noi, le forze di maggioranza, hanno una grande responsabilità. Sono consapevoli che il MES non è la soluzione dei problemi che stiamo affrontando, per consistenza economica, per modalità con cui è regolamentato attualmente, per come è stato strutturato e concepito. Quindi non perdiamo tempo soverchio a dedicare tutte quelle ore a ragionare di MES. C'è stato sicuramente un aggiornamento, eravamo a caldo sull'Eurogruppo, anche il ministro Gualtieri si è collegato con noi. Abbiamo ragionato un attimo sullo stato dell'arte e sui prossimi passaggi, perché è un negoziato, come ho detto, molto complicato. Qui dobbiamo essere sagaci, uniti, compatti. Grazie. Ah no, lei mi ha fatto l'altra domanda, del tassa cosiddetta patrimoniale? Giusto? Perfetto. È la prima volta che oggi ne ho sentito, non ne abbiamo parlato al tavolo dei capi delegazione perché non c'è nessuna proposta concreta e il governo non ha fatto propria nessuna proposta del genere e non la vedo personalmente all'orizzonte. Grazie. Mario De Pizzo, TG1. Buonasera Presidente, il lockdown dunque va avanti, però si inizia a preparare la fase 2 anche con un gruppo di esperti che l'aiuteranno a pensare la ricostruzione. C'è un messaggio che può dare ai cittadini anche per il medio periodo, per organizzare la propria vita privata, un modello di convivenza con il virus e soprattutto hanno bisogno di pianificare anche per l'estate. Pensiamo a comparti come il turismo, bisognerà ridefinire la politica industriale del paese. Il gruppo di esperti serve proprio a questo, a non procedere a tentoni, ma con un piano, con una pianificazione, ma soprattutto serve per raccogliere
perché chiaramente non ci saranno tutte le competenze riassunte in questo gruppo di lavoro. È un gruppo di lavoro che raccoglierà quelle che sono le migliori pratiche, i migliori modelli organizzativi, vorrei dire riorganizzativi, nel campo aziendale per quanto riguarda l'integrazione con la logistica, con i trasporti. Io, come dicevo prima, è chiaro che siamo in un momento di sofferenza, ma siamo un paese dalle tantissime potenzialità, dalle grandi risorse, ne dobbiamo anche approfittare per rielaborare i nostri, ripensare i nostri modelli e quindi per migliorare anche le nostre performance di vita sociale, di vita economica, di vita culturale. E questo è il nostro compito. Ripensare quelle che sono le nostre organizzazioni di vita per rilanciarle, per ripartire con ancora più forza. Valentino Russo, Radio Rai. Sì, buonasera, buonasera Presidente. Sempre a proposito della fase 2, le volevo chiedere, lei ha detto dal 3 maggio si spera una gradualità nelle riaperture, quindi possiamo aspettarci una riapertura degli esercizi commerciali non essenziali, ad esempio penso non so, parrucchieri, esercizi di ristorazione, lavanderie. E poi le chiedo anche, tra circa 2 mesi sarà anche il momento delle dichiarazioni dei redditi. C'è una programmazione in corso? Cosa dovranno fare poi? Cittadini, ci saranno deroghe, esenzioni previste? Grazie. Ripeto, non mi chiedete delle date e non mi spingete adesso a ipotecare un futuro, perché non è nello stile del governo buttare delle date a caso. Stiamo seguendo dei percorsi razionali di riorganizzazione razionale della nostra vita, di convivenza anche con il virus. Dobbiamo farlo quindi su suggerimento degli esperti, ma ovviamente assumendoci tutta la responsabilità delle decisioni politiche che a noi competono. In questo momento non glielo saprei dire. Quello che posso dire è che sicuramente le confermo che stiamo lavorando e sicuramente ipotizziamo una ripresa delle attività a pieno regime, ma con protocolli di sicurezza sanitari molto rigorosi. Quindi dovremo convivere con il virus, perché il virus non riusciremo a debellarlo. E seppure oggi potessimo ipotizzare che tra qualche settimana, qualche mese riuscissimo a espungerlo dal nostro territorio, dobbiamo sempre essere attenti, ci potrebbe essere un contagio di ritorno. Qualcuno parlava di voi, prima il suo collega parlava ad esempio di attività turistiche. Beh, immaginate riattivare il turismo cosa significherà. Significherà avere tante persone che possono venire anche dall'estero, quindi dobbiamo stare ed essere anche predisposti per prevenire un contagio di ritorno. Detto questo, lavoreremo al meglio, anche adesso ci dedicheremo anche per il nuovo decreto, quello contenente le misure economiche che vorremmo adottare prima della fine di aprile. Stiamo lavorando senza sosta, abbiamo adottato già delle significative misure, sia con il decreto Cura Italia e sia 25 miliardi e sia per quanto riguarda il decreto per la liquidità, in particolare alle imprese. Ovviamente mi spiace, ne sono consapevole, che tutte queste misure che abbiamo disegnato sulla carta, sulla legge, normativamente, non significa che in questo momento voi state ricevendo delle somme nelle vostre tasche. Ci sono dei tempi, ci sono dei processi, stiamo cercando di sburocratizzare al massimo queste erogazioni. Ci sono dei tempi purtroppo e ci sono dei processi. Segnalateci come state facendo, noi siamo disponibili ancora a intervenire se notiamo, diciamo, qualche passaggio ancora in debito. Stiamo premendo su tutti i comparti interessati, premeremo come abbiamo premuto sull'INPS, premeremo anche sul comparto bancario perché queste erogazioni avvengano nel più breve tempo possibile. Ma è chiaro che dei tempi occorrono. Io vi chiedo anche di comprendere il momento,
non è assolutamente facile, non abbiamo un paese predisposto che era nato per gestire un'emergenza di questo tipo con uno Stato centralizzato e organizzato in vista di una tale emergenza che nessuno al mondo immaginava. Pensate, noi abbiamo oltre 4 miliardi di persone che sono sottoposte a misure restrittive, oltre 100 paesi. È un'emergenza che riguarda un po' tutto il pianeta. Noi quello che dobbiamo fare in questo momento è lavorare per erogare risorse ai cittadini che sono in sofferenza, per cercare di preservare il nostro tessuto sociale, produttivo e predisporci, questo sì, per sburocratizzare il nostro sistema, rendere ancora più snelli i procedimenti amministrativi, di modo che quando ci saranno tutte le condizioni per una piena ripartenza potremo avere tanti indici positivi di crescita del nostro PIL. Grazie a tutti e ovviamente buona Pasqua a tutti i cittadini. Grazie. E allora abbiamo ascoltato la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, molto lunga, molto ampia, tanti temi sul tavolo a partire, ma questo diciamo lo si sapeva già dalle ore precedenti, dal lockdown, dal fermo che proseguirà fino al 3 maggio, salvo miglioramenti repentini dell'ultimo minuto che potrebbero consentire di sbloccare la situazione prima di quella data, ma sarà molto molto difficile. Dunque fino al 3 di maggio tutte le misure prese dal governo in questa emergenza sono prolungate. Poi c'è stato il lungo capitolo dedicato all'Europa, il tema più scottante di queste ultime ore nella politica nazionale ed internazionale. Conte è stato chiaro, l'Italia non ha bisogno del Fondo Salva Stati, del MES, perché l'Italia non è interessata a prendere soldi in prestito con delle condizionalità e si sta lavorando, si continua a lavorare per la soluzione degli Eurobond. Questa soluzione vede però la contrarietà dei paesi del nord Europa, soprattutto di Olanda, ma anche Germania ed altri paesi che non vedono di buon occhio questa misura, che diciamo consentirebbe di spalmare i debiti su tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea con garanzie comuni per questo indebitamento per fronteggiare l'emergenza. Poi, sempre sul Fondo Salva Stati, Conte ha parlato di una nuova linea di credito dedicata proprio al Covid-19 che ha dei vincoli diversi rispetto al Fondo Salva Stati, quello che per esempio è intervenuto in Grecia con effetti molto pesanti sul paese, ed è quello che le opposizioni in Italia hanno contestato in queste ultime ore. Salvini e Meloni, che Conte ha citato nella sua conferenza stampa e che lo hanno attaccato in queste ore perché hanno detto più volte che il governo sta svendendo il paese per diciamo avere soldi dal Fondo Salva Stati. Si parla di una trentina di miliardi, ma Conte ha smentito questa ipotesi. Dunque queste le parole del Premier che chiudono il nostro telegiornale, un'edizione molto più lunga del consueto perché abbiamo appunto dato spazio alle parole del Presidente del Consiglio. Io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 23.